Il decreto mille proroghe prevede la proroga al 31/12/2018 delle concessioni. Quindi il decreto oggi è in vigore, oggi è prevista la proroga fino al 2018. Noi chiediamo semplicemente di aspettare la conversione per valutare se i comuni hanno fatto giusto. Quindi andiamo a tutela dei comuni e diamo un invito ai comuni di tutelarsi e di aspettare la conversione del decreto per sapere sulla base di quali leggi e di quali intese devono poi portare avanti i bandi. È ovvio che, come chiede la GCM, l'intesa, quindi la conferenza delle regioni, dovrà cambiare l'intesa sulla base alla quale sono stati fatti i bandi comunali. Quindi vuol dire che entro 60 giorni la conferenza Stato-Regioni cambierà l'intesa e sulla base della nuova intesa dovranno essere redatti nuovi bandi. Per di più io aggiungo anche, c'è una circolare, la 5/2017 dell'ANCI Lombardia, quindi di oggi, che sostanzialmente dice che il mille proroghe, ciò comporta che le concessioni in essere, anche aventi termine prima del 31 dicembre 2018, sono prorogate al 31 dicembre 2018. Quindi in automatico sostanzialmente i bandi non valgono. ANCI Lombardia, che è guidata dall'attuale sindaco di Monza, che è tra l'altro del Partito Democratico, che ha fatto il mille proroghe, addirittura oggi esce dicendo: attenzione, anche chi ha fatto i bandi, anche se c'è già stata l'assegnazione, in questa circolare si dice addirittura che chi ha già fatto l'assegnazione sostanzialmente la deve sospendere e le concessioni devono rimanere valide fino al 31/12/2018. Lo dice ANCI Lombardia, non il Movimento 5 Stelle. È un intervento molto più forte di quello che chiedevamo noi. Noi chiedevamo semplicemente davvero di aspettare, di prendere un tempo, di dare indicazioni ai comuni, di congelare la situazione, di aspettare e di avere delle informazioni certe. Quindi non stiamo davvero chiedendo nulla di assurdo. Io credo che sia dai responsabili fare come si è fatto, cioè copiare un comunicato stampa di un'associazione di categoria e dire: andate avanti, la strada è spianata, accelerate. Perché noi che siamo i legislatori e conosciamo come funzionano le normative, sappiamo benissimo che mettiamo a rischio i comuni che vanno avanti su quella strada. Quindi Regione Lombardia si è presa una responsabilità che a nostro modo di vedere è folle, mettendo a rischio l'operato dei sindaci. Quindi davvero io chiedo un po' di coerenza nella votazione di questa mozione, ma a tutela soprattutto dei comuni che in gran parte governate voi e dei vostri sindaci.